Salve a tutti paranoici e bentornati su Paranoia Channel. Il video che segue è stato realizzato in collaborazione con Cinemergente. In descrizione troverete tutti i loro link. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nostro video. Ora cominciamo! Questo video è stato caricato su YouTube dal canale Jai 3TV. Una telecamera sembra aver catturato un evento davvero bizzarro. Il filmato mostra diversi oggetti sparsi in una stanza. Si capisce chiaramente che non c'è nessuno. Improvvisamente succede qualcosa di inquietante e inspiegabile. Una piccola linea bianca si sposta da destra verso sinistra. Scorre attraverso la stanza prima di uscire dalla porta. Curva quasi come un serpente. La sagoma è traslucida e secondo gli esperti è lunga circa 3 metri. La strana figura non lascia nessun segno del suo passaggio. Si tratta di un vero fantasma? E voi che dite? Tony Ferguson ha portato il suo gruppo di cacciatori di fantasmi nel carcere di Bodmin. Il filmato inizia proprio nella stanza in cui numerosi criminali hanno affrontato processi ed esecuzioni. Alcuni credono che sia normale che gli spiriti restino in giro in luoghi di disperazione come questi. Il gruppo di cacciatori passa l'intero pomeriggio molto tranquillamente, ma non appena il sole tramonta si verifica qualcosa di davvero terrificante. Alla fine di un corridoio è possibile vedere una figura umanoide nera. Sembra avere la testa rasata e indossare un lungo cappotto. La figura spettrale non guarda affatto il gruppo, ma piuttosto continua per la sua strada. Alcuni scettici pensano che Ferguson potrebbe aver vestito uno dei suoi uomini per creare questo filmato. Tuttavia, molti fan del paranormale affermano che il filmato sia genuino. Voi cosa ne pensate? Si tratta di fantasmi o di una burla? Questo filmato, proveniente dalla telecamera di sicurezza dell'utente John C. Jones, sembra aver ripreso qualcosa di veramente misterioso. Se questo non è abbastanza inquietante, l'autore del caricamento sostiene di aver ricevuto una notifica sul suo telefono, che lo avvisava di strani movimenti avvenuti nel suo soggiorno. Riguardando al rallentatore il filmato, si nota come le due figure compaiono sul lato sinistro dello schermo e pian piano iniziano ad avere un profilo ben delineato, prima di scomparire nella luce. Questo filmato è sicuramente incredibile e, a differenza di molte clip di sicurezza, non ci mostra le classiche sfere galleggianti o oggetti che cadono, ma due figure che ricordano veri e propri fantasmi. Ma sarà tutto vero? Sfortunatamente, a causa delle poche informazioni, questo video dovrà rimanere un mistero. In alcuni uffici governativi di Città del Messico, gli impiegati del posto erano costantemente spaventati da uno spirito che appariva con le sembianze di un monaco. Molti affermavano che all'alba si sentivano lamenti e urla. Forse questo filmato caricato su YouTube dal canale Vision Paranormal è riuscito a riprendere tale entità? La telecamera di sicurezza riprende un corridoio, è tutto normale, fino a quando una figura nera incappucciata spunta dalle scale. Inizialmente molto cauta, come se non volesse farsi vedere da qualcuno. Lentamente la figura sinistra si trascina giù per le scale. Inizia prima a guardarsi intorno e poi si sposta verso sinistra scomparendo nel nulla. Molti fan del paranormale sono rimasti senza parole nel vedere il filmato ed hanno addirittura accostato l'essere al cupo mietitore. Invece, secondo gli scettici, il filmato è una burla fatta da qualcuno per terrorizzare i propri colleghi. Voi che ne dite? E anche per oggi è tutto. Se vi va, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook. Trovate il link in descrizione. Ci vediamo alla prossima, miei paranoici.